Vado? Ok, Vai. allora, questo è il sito di prova per una scuola. Il tema di questo sito è già il nuovo, il PassV 2013. Adesso vedremo praticamente come installare l'albo pretorio e come configurarlo per il primo avvio. E come creare i primi atti, pubblicarli e poi vederli anche nella parte pubblica del nostro sito. Allora, prima cosa bisogna loggarsi sul sito, come amministratore, andare sul menu dei plugin e dare aggiungi nuovo. Su aggiungi nuovo abbiamo la possibilità di selezionare un plugin ricercandolo all'interno del sito del repository di wordpress.org oppure caricarlo da locale. Però se lo vogliamo cercare sul repository di wordpress.org bisogna andare sulla casella di testo prima di cerca plugin, inserire il nome del plugin o qualcosa che è compreso all'interno del nome. Noi inseriremo Albo Pretorio. Andiamo cerca plugin. Verrà eseguita la ricerca sul repository di WordPress e vengono riportati i risultati. Al momento di plugin per l'Albo Pretorio ce ne sono due. Quello che ho realizzato io praticamente è questo di PA Facile. Andiamo su dettagli, installazione. Qui in questo caso praticamente ce l'ha già installata. Per cui se non fosse già installata, bisognava praticamente cliccare su installa ora, come in questo caso, e veniva installato il plugin. Una volta installato, bisogna attivarlo andando sul menu dei plugin. Allora, se voi fate il download direttamente da wordpress.org, come abbiamo visto prima, installa ora, automaticamente viene chiesta alla fine dello scaricamento del plugin e della creazione della cartella nella cartella dei plugin di WordPress, sistemato tutto, se lo si vuole attivare subito oppure lo si vuole attivare in seguito. Se lo si attiva subito, questo passaggio non è necessario. Se invece praticamente non lo attiviamo subito il plugin, poi basta andare nella cartella plugin installati e cliccare su attiva. Per cui attiviamo il plugin dell'Albo Pretorio, la versione già la 2.4 è l'ultima, in realtà c'è in lavorazione una versione nuova che inserisce tutti i sistemi di sicurezza per evitare il link diretto degli allegati dell'albo da siti esterni e per garantire il diritto all'oblio, la non indicizzazione delle pagine dell'albo, eccetera. Questa versione verrà pubblicata sicuramente prima dell'inizio del prossimo anno. Comunque, a livello di funzionalità di base dell'albo, per cui tutto il ciclo di vita dell'atto, dalla creazione all'inserimento degli allegati, alla pubblicazione, praticamente non cambia assolutamente nulla. Sono state aggiunte delle utility in più per quanto riguarda il backup dell'albo, sia dei dati che degli allegati, e la possibilità di trasferirli, per cui fare il download ed eventualmente anche l'upload. Sono funzionalità che appunto non vanno ad impattare sul funzionamento specifico dell'albo. Allora, una volta attivato l'albo, sulla menu di sinistra dell'amministrazione di WordPress troviamo la voce Albo Pretorio. Ci clicchiamo sopra e praticamente verrà aperto la finestra principale dell'albo che ci dà un sommario di quelli che sono gli oggetti dell'albo. Al momento, visto che l'abbiamo appena installato, non ci sono atti. Gli atti vengono suddivisi in atti totali, atti in fase di pubblicazione, in attesa di pubblicazione, scusate, atti attivi, cioè quelli là, che sono praticamente in pubblicazione, e atti scaduti.
Poi vengono riportati il numero delle categorie che abbiamo inserito e il numero di allegati inseriti agli atti. Prima cosa, bisogna andare su parametri. Allora, qui ci sono un paio di cose da impostare. Alcune praticamente spariranno con la nuova versione. Utilizza effetti testo Shadow e CSS3. Praticamente questi due flag vengono eliminati con la nuova versione perché non verranno più gestiti, in quanto creavano dei problemi di visualizzazione con alcuni tipi di tema, per cui praticamente li andiamo ad eliminare. Come primo elemento bisogna inserire il nome dell'ente titolare dell'albo, per cui in questo caso è una scuola, io posso riportare il nome della scuola, IC, Istituto Don Condo. Ok. Visualizza nome ente, praticamente ci permette di visualizzare il nome dell'ente nella parte di back-end, per cui la parte visibile agli utenti. Sì, nel caso praticamente dei vari UST sarà Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, Como, Milano, Bergamo, Mantova, eccetera. Invece per Milano sarà USR Lombardia. Poi c'è da impostare, si possono modificare oppure lasciateli così come sono, i titoli, i livelli dei titoli per il nome dell'ente, la pagina dell'albo e il titolo dei filtri. Sono nell'ordine corretto. Se ci fosse qualche tema che va a impattare sui livelli per cui si devono abbassare oppure si vogliono creare allo stesso livello, ad esempio la pagina dell'albo e il titolo del filtro, praticamente si possa andare a modificare. Le variazioni vanno fra H2, H3 ed H4. Il numero progressivo è un valore che viene soltanto riportato, viene memorizzato nelle opzioni di WordPress e praticamente viene gestito in automatico. Il concetto sostanziale che sta alla base dell'albo è quello della gestione simile per chi ha un minimo di conoscenze di fatturazione, che sta alla base praticamente delle fatture. Gli atti dell'albo, come le fatture, seguono una numerazione progressiva, non possono esistere dei buchi fra un numero e l'altro, per cui devono essere consecutivi, la numerazione deve essere consecutiva ed è praticamente annuale. Non si deve confondere il numero progressivo dell'albo, che indica appunto la cronologia annuale della pubblicazione degli atti, con il numero di protocollo. Sono due informazioni diverse e vedremo poi avanti, quando creeremo gli atti, che il numero di protocollo è un elemento che va inserito nell'intestazione dell'atto, diciamo nel cappello che mantiene le informazioni generali dell'atto. Poi, importantissimo, e questo bisogna già impostarlo correttamente ora, qui verrà fatta una piccola modifica nella nuova versione, le cartelle che noi andremo a creare devono essere per forza contenute sotto la cartella wp-content/uploads, però conviene non metterli sotto la radice di uploads, perché poi vedremo praticamente che per garantire il non accesso diretto agli allegati dell'albo andrà creato, il sistema creerà un file .htaccess. Questo file .htaccess limita l'accesso ai file della cartella soltanto all'interno del nostro sito, per cui se il link proviene dall'interno del nostro sito. Questo può creare problemi, anzi crea sicuramente problemi per tutti gli altri allegati che possono essere gli allegati che noi inseriamo all'interno dei nostri articoli, delle nostre pagine, tutti gli oggetti multimediali, per cui immagini, video, eccetera, che andremo a caricare. Per cui conviene creare una cartella, la chiameremo allegati
Albo Pretorio. Ok. Poi a questo punto, praticamente, l'ultima impostazione da scegliere sono i colori. Questo qua impatta sulla parte, diciamo, sul back-end, sulla parte pubblica del sito, e sono i colori delle righe degli atti annullati. Perché, come dicevamo prima, gli atti seguono una numerazione. Una volta pubblicato un atto non si può più cancellare, non è prevista questa funzione. Allora, nel momento in cui si verificano degli errori in fase di pubblicazione di un atto già pubblicato, l'unica possibilità che la legge ci mette a disposizione è quella di annullare l'atto con un marchiandolo praticamente come atto annullato, poi vedremo praticamente che bisogna inserire anche una motivazione del perché si annulla l'atto, e l'atto praticamente a quel punto rimane visibile e rimane memorizzato all'interno del sistema, però praticamente non ha più valore legale, alla scadenza naturale non verrà più visualizzato come gli atti normali. Può essere praticamente ripubblicato un altro atto che parla dello stesso argomento. Ad esempio, se abbiamo sbagliato qualcosa all'interno dell'allegato dell'atto, oppure abbiamo sbagliato completamente l'allegato, qualche informazione particolare, l'unica possibilità che abbiamo è annullare l'atto e ripubblicarlo con le informazioni corrette. Allora, gli atti annullati hanno una colorazione diversa sia nelle righe che poi nell'intestazione vedremo del dettaglio degli atti, che possiamo scegliere in questo caso. Vedete, cliccando su righe atti annullati viene visualizzato questo JavaScript che visualizza, praticamente, ci dà la possibilità di selezionare il colore della riga. Di default viene riportato questo rosa che impatta abbastanza bene nelle tabelle della parte pubblica. La stessa cosa si può fare per le righe delle tabelle in cui viene visualizzato l'elenco degli atti. Le righe pari possono avere un colore, le righe dispari un altro colore. Anche in questo caso praticamente possiamo lasciare quelli là di default o in base all'impatto che hanno questi colori sul tema. In base anche alla combinazione che noi abbiamo scelto per il tema, possono essere tranquillamente modificati. Una volta apportate le modifiche che ci servono, andiamo su Salva modifiche e se tutto funziona, speriamo, incrociamo le dita, ok, le modifiche sono state salvate, memorizzate e possiamo andare avanti. Allora, gli atti sostanzialmente si compongono di, come dicevamo prima, un cappello generale che dà le informazioni generali dell'atto, per cui logicamente la validità, per cui da data a data, l'ente che lo ha emesso, poi praticamente c'è il numero di protocollo, si possono inserire delle node e c'è l'oggetto dell'albo. In più praticamente, dell'atto, scusate, in più praticamente ad ogni atto deve essere associato un responsabile amministrativo dell'atto, cioè la persona sostanzialmente che risponde di quell'atto, per cui chiunque ha bisogno di chiarimenti o di informazioni circa l'atto ha la possibilità di sapere chi è il referente di quell'atto, perché noi lo dobbiamo andare ad inserire all'interno dell'atto stesso e praticamente per poterlo inserire dobbiamo andare sul menu responsabili e andare a codificare tutti i responsabili che ci sono all'interno della nostra amministrazione. I dati sostanzialmente sono il cognome, per cui proviamo Scimone, Ignazio, email, Ignazio su Gmail, mettiamo un numero di telefono fittizio, orario di ricevimento, ad esempio lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 ed eventualmente delle note. Una volta inseriti questi dati andiamo su Aggiungi nuovo responsabile e se tutto va bene il responsabile è stato creato. Un'altra caratteristica dell'albo è praticamente quella che ogni operazione che viene fatta viene loggata, loggata nel senso che viene registrato una riga all'interno di una tabella del database.
che indica praticamente le operazioni che sono state effettuate. Qui vediamo una parte delle informazioni che vengono memorizzate. In realtà viene memorizzato anche l'indirizzo IP da cui è stata fatta l'operazione, l'utente che ha fatto l'operazione, la data, il tipo di operazione e le informazioni. Ancora non è stato implementato, però in futuro ci sarà la possibilità, verrà implementato, speriamo che ci sia la possibilità di implementare la ricostruzione di determinate operazioni, per cui ad esempio possiamo ricostruire un atto oppure delle operazioni inerenti i responsabili, se per motivo qualsiasi si verificano delle anomalie all'interno del database, si perdono dei dati o si rovina completamente l'installazione, è possibile risalire a tutte le operazioni che sono state effettuate attraverso il file di log. Poi vedremo anche che il file di log serve per tenere traccia anche del numero di volte che gli atti vengono visualizzati dagli utenti e il numero di volte che vengono scaricati gli allegati per singolo allegato. Di responsabili ovviamente ne dovete creare uno per ogni persona che all'interno dell'amministrazione è referente di una determinata tipologia di operazioni amministrative, per cui quando viene ad esempio se c'è il responsabile delle graduatorie, nel momento in cui vengono pubblicate all'albo delle graduatorie verrà indicato lui come persona responsabile, nel momento in cui l'utente che naviga sull'albo ha delle richieste da fare per la specifica pubblicazione, sa esattamente a chi rivolgersi perché ci sono tutti i riferimenti. Bene, andiamo avanti. In qualsiasi momento, se avete dei problemi, se vado troppo veloce, se ci sono dei chiarimenti oppure anche delle richieste eventualmente anche di modifiche. Cioè, l'albo ormai è utilizzato da un certo numero di scuole, anche di enti che non sono direttamente riconducibili a scuole. Nel tempo ci sono stati anche degli inconvenienti, come logicamente succede per qualsiasi. Scusa Alberto, ma non ho fatto in tempo a vedere la richiesta. Sì, ora lo No, chiedevo vediamo. questo, Ignazio. Sì, quando andiamo a vedere la creazione degli atti. Allora, obbligatori dovrebbero, se non ricordo male, qui non ci sono campi obbligatori se non il cognome e nome. Puoi anche non mettere l'email, però i riferimenti per essere trasparenti e per poter contattare al meglio, per essere disponibili verso l'utenza, sarebbe il caso, almeno il numero di telefono e il giorno di ricevimento. Praticamente bisogna comunque inserirli. Per cui molti problemi sono stati risolti con l'utilizzo. Non vi nego che probabilmente ci potrebbero essere anche degli altri problemi. Ogni tanto arriva qualche segnalazione di anomalie, eccetera. Io nel limite della mia disponibilità di tempo cerco di risolvere i problemi continuando anche un minimo di sviluppo per quelle poche cose che ancora mancano. In realtà manca, come dicevamo, il discorso della ricostruzione attraverso i log, mancherebbe anche l'ultimo tassello che ci obbliga la legge, che è quello della cancellazione dell'atto nel momento in cui è scaduto da un certo periodo di tempo. In base alla tipologia di atto, dopo un certo periodo di tempo dalla scadenza, c'è la possibilità comunque di cancellarlo per eliminarlo definitivamente. Quella è ancora una parte che ancora non serve a molti che stanno utilizzando l'albo e praticamente deve essere comunque implementata nel futuro. Allora, una volta inseriti i responsabili, andiamo ad inserire, a creare le categorie. Le categorie servono, come avviene per gli articoli di WordPress, per inserire, per incanalare gli atti in determinati appunto categorie in determinati contenitori, per cui
diciamo, ci serve creare la categoria innanzitutto per concentrare anche l'attenzione di chi naviga poi l'albo per se vuole, se ha interesse a vedere alcuni tipi di atti rispetto ad altri, invece che scorrerseli tutti, che potrebbero essere anche un numero abbastanza elevato, può anche fare una ricerca, poi vedremo, per singole categorie. Questo concetto di categorizzazione è importante perché ci introduce anche un elemento di automazione all'interno dell'albo che adesso andiamo a vedere. Per cui, prima cosa, scusate, le categorie sono gerarchizzate. La gerarchizzazione praticamente non ha un impatto sostanziale sulla gestione dell'albo, cioè nel senso, quando noi li creiamo possiamo creare dei padre e figlio. Potrebbe essere interessante creare una categoria padre che è generica, ad esempio graduatorie, e poi tante categorie figlie per graduatorie docenti, graduatorie ATA, graduatorie personale amministrativo, eccetera. No, ok, no, la batteria va. Allora, per creare una categoria basta dare il nome, ad esempio mettiamo verbali. Se è una categoria padre non ha nessun parente, per cui lasciamo nessuno, possiamo mettere una descrizione generica, per cui categoria, macro categoria che contiene. Anche qui la descrizione poi non viene riportata da nessuna parte, perché poi in realtà vengono utilizzati soltanto i nomi che poi facendo un ragionamento non tanto da albo in quanto tale, ma generico su come deve essere organizzato l'albo pretorio degli uffici scolastici territoriali e degli uffici scolastico regionale, bisogna secondo me creare una struttura e delle categorie che sono valide poi alla fine per tutti. Per cui in base agli argomenti che andiamo a trattare, che la nostra amministrazione va a trattare, bisogna creare le categorie per poter poi canalizzare gli atti all'interno di questi contenitori. Elemento importante, c'è la durata. La durata, logicamente in questo caso, se noi avessimo la necessità di pubblicare degli atti all'interno della categoria verbali intesa come categoria generica, possiamo inserire praticamente il numero di giorni standard che praticamente vogliamo che gli atti di questa categoria rimangano visibili al pubblico. Questo mi permette, in fase di pubblicazione dell'atto, di evitare di stare a fare i conteggi manualmente sul numero di giorni, per inserire la data di scadenza. Per cui io posso creare un atto. Mi sentite? Ci sono problemi sulla connessione? Alberto, dammi un feedback perché sennò. Ti sentiamo bene, Ignazio, Okay, certamente, no, eh? Molto chiaro, molto una preciso. finestra della. Grazie. Sì. Allora, nella durata. Ok, allora praticamente poi lo vedremo meglio quando vedremo tutto il passaggio. È molto più semplice probabilmente del mio arzigogolo di parole che sto facendo. Sostanzialmente succede questo: quando io creo un atto, posso prepararmelo anche giorni prima, non necessariamente lo devo fare lo stesso giorno in cui lo vado a pubblicare. Per cui mi creo l'atto. Allora, in fase di creazione posso non mettere la data di inizio, della pubblicazione, che logicamente sarà il giorno in cui io pubblico l'atto, la data di inizio, e la data di fine posso, non metterla perché praticamente mi può essere, verrà calcolata automaticamente dal sistema. Nel momento in cui io qui vado ad inserire un numero, una durata in giorni, superiore a zero. Per cui in questo caso, esempio verbali, se i verbali, durano, devono essere pubblicati per 30 giorni mediamente,
praticamente inserisco qui 30 e il sistema automaticamente, quando vado a pubblicare un atto che è della categoria verbali, mi andrà a calcolare la data di scadenza in base alla data di pubblicazione, che è il giorno in cui io sto facendo la pubblicazione, e sommandogli 30 giorni mi calcola la data di scadenza. Non da meno, praticamente, se io ho inserito una data diversa in fase di creazione dell'atto, posso anche decidere di non applicare l'automatismo, cioè di non riportare a 30 giorni dalla data di pubblicazione, ma lascio tranquillamente la data che avevo inserito in fase di creazione dell'atto. Per cui, se ci sono degli atti che sono di una determinata categoria e che hanno una validità per un caso specifico superiore a quella che è la durata standard di quella categoria, il sistema funziona correttamente, perché praticamente ho inserito una data di scadenza che è maggiore o minore in funzione di quello che deve essere, e praticamente posso non applicare l'automatismo in fase di pubblicazione dell'atto. E siccome questo qui l'avevamo inteso come una macro categoria, qua non c'è neanche di bisogno di specificare la durata. Adesso creiamo una categoria figlio e lì inseriremo la durata. Per cui aggiungi nuova categoria. La categoria viene inserita, anche qua viene creato il log inerente all'operazione che abbiamo fatto. Inseriamo la seconda categoria, che è verbale collegio docenti, parente di verbali, durata 30 giorni. Vado un po' veloce perché praticamente è soltanto una questione di inserimento dati. Nel momento in cui vengono visualizzati, viene visualizzato la dipendenza parentale. No, il numero di la durata è calcolata in giorni effettivi della settimana. Sinceramente non avevo letto da nessuna parte e non lo so se il calcolo viene fatto sui giorni lavorativi. In quel caso bisogna verificare un attimo ed eventualmente andare a modificare il plugin, però non lo so se appunto il calcolo dei giorni deve essere fatto su giorni reali oppure su giorni lavorativi. Questo magari poi ci possiamo documentare e lo verifichiamo. Allora, creiamo un'altra categoria che era, l'avevo già preparata, consigli di istituto, sempre parente di verbali, sempre durata 30 giorni. Io ora così vado, sto inserendo dei numeri a caso, non lo so effettivamente se la durata è quella. E dopo verbali mettiamo graduatorie, parente di nessuno, questa qua è un'altra macro categoria, viene riportata allo stesso livello di verbali, e vabbè, poi qui possiamo andare avanti quanto vogliamo, graduatorie docenti, parente di graduatorie, durata 30 giorni, ok, aggiungi, e vedete praticamente ci siamo creati la struttura gerarchica di tutte le categorie con annesso file di log. Per cui in questo momento abbiamo creato il responsabile unico, ma anche lì possiamo crearne N, per non perdere tempo abbiamo creato uno solo. Abbiamo visto come creare le categorie e gerarchizzarle. Nella cartella enti, allora, c'è un ente praticamente che non può essere assolutamente modificato, che è praticamente il nostro ente. C'è un collegamento con, ed eventualmente qui si può ragionare se toglierlo nei parametri che abbiamo visto prima, perché nel momento in cui io vado a modificare, scusate un attimo, torno un attimo indietro, vado a modificare questo valore qui e do salva modifiche, automaticamente viene modificato la descrizione dell'ente qui. Allora, questo ente qui, il primo ente con codice 0, praticamente viene creato di default nel momento in cui si installa l'albo e rappresenta l'ente che è titolare dell'albo. In realtà io avevo visto che la legge prevede, che c'è la possibilità di pubblicare anche atti che non sono del nostro ente, ma pubblicare per conto di un altro ente all'interno del nostro albo degli atti. Allora, in quel caso bisogna codificare
i singoli enti per cui noi andiamo a pubblicare, di cui noi andiamo a pubblicare gli atti, che possono essere anche delle pubblicazioni a spot, magari delle pubblicazioni in situazioni e contesti particolari. Diciamo, in genere ogni ente pubblica i suoi atti. Correggetemi se sbaglio, perché io della parte amministrativa sono sostanzialmente pressoppoco a zero. Quelle cose che so è quello che ho letto sul manuale operativo del CAD per quanto riguarda l'albo pretorio, e spero di aver letto tutto abbastanza bene per aver implementato tutte le funzioni che servono, a parte quelle appunto che devono ancora essere implementate. Per cui se c'è qualcuno che ha dei rilievi da fare anche sulla logica impostazione dell'albo, è importantissimo che vengano fuori queste richieste e queste notazioni, in modo da poter modificare l'albo e rispondere esattamente alla normativa di legge. Nel momento in cui noi abbiamo la necessità di andare a modificare i dati, perché in questo caso noi abbiamo soltanto il nome dell'ente, in realtà abbiamo la necessità di memorizzare anche altri parametri, ad esempio l'indirizzo via delle fresche frasche, l'URL del sito, l'indirizzo email. In questo caso l'indirizzo email e l'indirizzo di PEC sono obbligatori, per cui questo qua è quello per la PEC, il numero di telefono, vabbè, non perdiamo tempo, note, altre cose, memorizza modifiche e c'è riportato il nome, ok, elemento aggiornato, per cui se noi torniamo qui e clicchiamo sull'iconcina del foglio con la penna, ci ritroviamo praticamente i nostri dati. A questo punto possiamo già passare a creare il nostro primo atto. Siamo quasi in dirittura d'arrivo, perché sostanzialmente queste operazioni qui, considerate, le dovete fare a spot, la prima volta sicuramente, la creazione delle categorie, la creazione dei responsabili, la modifica dei dati dell'ente, eccetera. Dopodiché, praticamente, l'operazione di utilizzo dell'albo consiste solo ed esclusivamente nella creazione e pubblicazione di atti, né più né meno. Alcune cose le vediamo subito, così ce le togliamo di mezzo. Nel menu CSS andiamo praticamente, possiamo modificare il file CSS di configurazione, il foglio di stile della parte pubblica del nostro albo. In genere, praticamente, se non avete delle operazioni particolari o se non utilizzate un tema che ha di bisogno degli aggiustamenti particolari, non ci sono molte operazioni da fare. In permessi invece è possibile, in questo caso non ci sono utenti tranne l'amministratore non viene riportato per ovvi motivi, perché l'amministratore del sito è quello che può fare tutto, per cui può agire sostanzialmente su tutta la parte dell'albo oltre che del sito. Però in realtà qui non si vedono, c'è la possibilità di associare agli utenti anche le capacità di amministrare l'albo e le capacità di gestire l'albo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che un utente normale, che può essere un editore del nostro sito, oltre a essere editore, voi conoscete la gestione dei permessi e delle capacità di WordPress, per cui ci sono dei ruoli standard di WordPress, che sono l'amministratore, l'editore, il collaboratore e non mi ricordo gli altri, scusate. E poi praticamente ognuno di questi, in base al ruolo, ha delle capacità specifiche. Allora, quando si crea un nuovo albo, la capacità, cioè, vuol dire, ad esempio, può creare un nuovo articolo, può pubblicare un nuovo articolo, può modificare le categorie, può cancellare gli articoli, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda l'albo, è stato creato, sono state create altre due capacità aggiuntive a WordPress, che sono la capacità di amministrare l'albo e la capacità di gestire l'albo. Per cui, praticamente, un utente normale, che può essere un editore, può avere anche associata la capacità di amministrare l'albo, e allora in questo caso vedrà esattamente tutto quello che noi stiamo facendo oggi.
perché amministrare l'albo è equivalente ad amministrare all'amministratore di WordPress per quanto riguarda soltanto la parte limitata all'albo pretorio. Invece la capacità di gestire l'albo è data alle persone che possono, agli utenti di WordPress, scusate, che possono soltanto inserire atti all'interno del nostro albo e inserire categorie e modificare categorie. Questo perché, cioè, nel senso che non possono poi concludere tutto il ciclo operativo dell'albo, per cui non possono pubblicare degli atti. Questa operazione potrebbe essere utile nel momento in cui, in un contesto abbastanza grande di una scuola, ci può essere, ad esempio, in segreteria, un applicato di segreteria che può avere il compito di inserire gli atti all'albo. Dopodiché lui può soltanto inserire gli atti completi, per cui con tutte le informazioni generali e gli allegati, però non potrà poi pubblicare, perché la responsabilità di pubblicazione magari sarà a carico del DSGA, che, verificato che l'atto sia stato compilato correttamente, poi decide di pubblicarlo esattamente nel giorno in cui deve essere pubblicato per far partire la validità legale, e poi in più praticamente può decidere anche, appunto, il numero di giorni di validità dell'atto stesso. E questi sono i permessi. In realtà è possibile anche, appunto, creare degli utenti che invece di essere editori, collaboratori, eccetera, eccetera, possono avere un ruolo specifico, che è il ruolo dell'amministratore dell'albo e il ruolo oppure il ruolo del gestore. Per cui in questo caso questi utenti che hanno il ruolo amministratore e il ruolo gestore non possono, sono utenti di base, sono degli utenti di base di WordPress, che non ricordo ora precisamente la dicitura, perché però se andiamo su utenti lo vediamo subito, andiamo su modifica. Scusate solo un attimo, che la memoria non sempre... dove è? Admin? Non ha il permesso di pubblicare. Allora, un attimo solo, dove sono... Ok, perfetto. L'amministratore non si tocca. Aggiungi nuovo... Allora, sottoscrittore, ok, per cui vengono tutti creati con ruolo sottoscrittore, in più praticamente, per cui della parte del menu di sinistra di amministrazione di WordPress, loro possono soltanto andare a modificare il loro profilo e praticamente tutta la parte inerente all'albo. Per cui se hanno il ruolo di... amministratore dell'albo, vedono praticamente tutta la parte di menu dell'albo. Se hanno il ruolo di gestore, vedono praticamente la parte di atti, categorie e basta, e possono fare le cose specifiche in base al ruolo. Però per quanto riguarda le altre funzionalità di WordPress, loro praticamente non possono fare nulla, perché sono sottoscrittori, appunto, come abbiamo detto prima, soltanto modificare il proprio profilo. In utility al momento c'è inserito un'unica utility, che è un'operazione importantissima ma molto 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 delicata, che adesso vedremo. In realtà con la prossima versione sarà molto popolato questa pagina, ci saranno molte altre funzionalità e cambierà anche l'aspetto. Allora succede questo: immaginiamo di avere pubblicato il nostro albo pretorio presso un service provider qualsiasi. Per un motivo qualsiasi, vedi casi Aruba, ma sono casi che possono succedere a tutti, il servizio viene interrotto per un problema del service provider, va via la corrente, si incendia la sala server e quant'altro. La legge prevede che nel caso in cui venga interrotto il ciclo di pubblicazione degli atti, tutti gli atti devono essere necessariamente ripubblicati, facendo ripartire il tempo di validità degli atti stessi. Questo allora,
Può capitare a volte che ci sono delle interruzioni di pochi minuti. Innanzitutto diventa difficile anche per noi stare a monitorare effettivamente 24 ore su 24 che il servizio sia sempre e totalmente accessibile. Però esistono dei casi eclatanti di cui magari ci informa già il service provider oppure diventano casi giornalistici, come appunto il caso di Aruba che ha incendiato parte della sala server. Allora, in quel caso diventa indispensabile, nel momento in cui il servizio ritorna su, ripubblicare sostanzialmente tutti gli atti che sono in fase di che erano in fase di validità. Questo lo prevede la legge, il sistema praticamente prevede questa funzionalità. Perfetto. Sì, per questo conviene, non lo so, magari poi per quanto riguarda le scuole, probabilmente un sistema del genere è un po' più semplice. Per quanto riguarda magari l'USL e l'USR, logicamente se sono sullo stesso server che poi, come è capitato 2 anni fa ad agosto, che ha avuto dei problemi di accessibilità, anche in quel caso diventa un po' un problema perché andrebbero, anche in quel caso, se il servizio non è raggiungibile, andrebbero ripubblicati. Però in quel caso, siccome si è verificato in giorni diversi, diventa una lotta improba stare lì ogni giorno a ripubblicare ogni volta che. Però questo è quello che prevede la legge. In buona sostanza, il sistema ci dice attualmente ci sono 0 atti pubblicati perché ancora ne abbiamo pubblicati. Se dovesse succedere appunto che il servizio viene interrotto, bisogna cliccare su questo link e il sistema si occupa della ripubblicazione praticamente di tutti gli atti al momento attivi. Bene, stringiamo un attimo, andiamo a vedere praticamente il ciclo di vita di un atto. Andiamo sul menu atti e al momento non viene, la ripubblicazione non viene fatta immediatamente, per cui cioè, se voi cliccate qui non si va direttamente, ci sono un paio di passaggi, bisogna confermare, e, se non ricordo male, non mi ricordo se in questa versione è già stato implementato o se nella versione successiva, poi comparirà un'altra finestra in cui si dice, bene, indicami qual è il motivo per cui stai ripubblicando tutti gli atti attivi correntemente. È questa la logica. Per cui se accidentalmente lo cliccate qui non succede nulla, a volte capita anche accidentalmente di cliccare n volte, però vabbè, sono cose che capitano. Diciamo, eventualmente bisognerebbe vedere un attimo di implementare un sistema, anzi vi consiglio, al momento non è attivo, però vi ripeto, con la nuova versione c'è la possibilità di fare il backup sia del database che degli allegati, per cui queste operazioni che sono sempre molto delicate, oltre che farlo periodicamente il backup, in prossimità di situazioni del genere, per cui prima di dirgli ripubblica tutto e fare un pasticcio enorme, perché magari, vi ripeto, ci potrebbe anche essere qualche problema o qualche situazione particolare che non è stata testata oppure che non mi è venuta in mente che si potesse verificare. In questi casi conviene sempre prima fare un backup e nel caso in cui dovesse andare in malora tutto quanto, si può ritornare indietro e riportare la situazione originale ed eventualmente vedere qual è il problema che si è verificato e risolverlo. Ok, andiamo sugli atti. Allora, in questo momento non abbiamo alcun atto, aggiungi nuovo. Allora, i dati diciamo generali, il cappello in cui si codifica l'atto, il cappello introduttivo, i dati sostanzialmente sono questi. L'ente emittente, logicamente questo qui abbiamo soltanto codificato il nostro ente, per cui viene riportato in automatico il valore della scuola. Il numero dell'albo, al momento, praticamente l'albo, il numero dell'atto all'albo, praticamente non è stato pubblicato, per cui non ha ancora assegnato un valore.
e comunque non può essere modificato il valore del numero, perché viene gestito in automatico dal sistema. La data, questa è la data in cui viene inserito l'atto. Ha un valore soltanto formale nel momento in cui noi andiamo ad amministrare l'albo, possiamo ad esempio vedere appunto quando è stata codificata e poi quando è stato pubblicato. In realtà poi nella parte pubblica dell'albo non viene utilizzata, se non come elemento di riferimento. Il codice di riferimento in questo caso può essere ad esempio il numero di protocollo, oppure può essere qualsiasi elemento che ci possa ricondurre all'atto originale. In genere, praticamente, correggetemi se sbaglio, dovrebbero essere tutti elementi atti che vengono passati dal protocollo, per cui comunque tutti dovrebbero avere un numero di protocollo. Se non c'è il numero di protocollo, mettere comunque un riferimento alla pratica reale che viene codificata con quest'atto. Per cui ad esempio posso mettere PROT ad esempio 100 del 2012. L'oggetto, metti che stiamo pubblicando le graduatorie dei docenti, pubblicazione, graduatorie di istituto 2012-2015. Ed c'è un ok. Data inizio pubblicazione, data fine pubblicazione, posso inserirle, però praticamente come dicevamo prima, la data inizio pubblicazione comunque viene sempre riportata la data del giorno in cui io vado a fare la pubblicazione, perché praticamente la data di inizio pubblicazione mi dà il via alla validità legale dell'atto e non può essere altro che il giorno in cui io pubblico l'atto, non il giorno in cui decido di pubblicarlo. Purtroppo questo sistema, siccome anche WordPress non lo prevede, non ha la possibilità di fare uno scadenziario, per cui non ha la possibilità di inserire degli atti, inserire la data di inizio pubblicazione e far automaticamente gestire al sistema la data di inizio pubblicazione. Cioè nel senso che la data di inizio pubblicazione è legata comunque anche al numero dell'albo, per cui io posso qui inserire una data, però praticamente nel momento in cui vado a pubblicare devo essere sicuro che il numero che sto prendendo è consecutivo all'ultimo che è stato al numero dell'ultimo atto che è stato inserito. Ci sono alcuni sistemi che è possibile praticamente inserire una data di pubblicazione e farlo scadenziare la pubblicazione, per cui in automatico il sistema, arrivato a quella data, mi pubblicherà l'atto, assegnandogli in automatico il numero dell'albo. Non essendoci questa possibilità in questo contesto, la pubblicazione noi la dobbiamo fare manualmente nel momento in cui l'atto deve essere pubblicato. Fortunatamente non abbiamo obblighi di pubblicazioni anche in giorni festivi, per cui ce la possiamo cavare. Sicuramente in ufficio c'è qualcuno che un giorno lavorativo fa la pubblicazione di un determinato atto. Anche la data di fine possiamo non metterla, perché verrà assegnata automaticamente in fase di pubblicazione in base al numero dei giorni di validità standard per la categoria che andiamo ad assegnare al nostro atto. Possiamo aggiungere delle note eventualmente di riferimento all'atto stesso. Elementi indispensabili sono la categoria, per cui stiamo parlando di graduatorie docenti, graduatorie docenti. Il responsabile del procedimento sono io, perché a scuola faccio tutto io. Ok, andiamo su aggiungi atto e praticamente dovrebbe, se tutto va bene, l'atto è stato aggiunto. Torniamo qui all'elenco, vedete praticamente nome ente, numero dell'atto, al momento è 0 perché non è stato pubblicato, del riferimento. Nel momento in cui non vuoi utilizzare la data predefinita, torni in modifica dell'atto, inserisci qui la tua data, ad esempio inserisci il 28 di febbraio, memorizzi. E poi vedremo che in fase di pubblicazione di quest'atto il sistema ci chiederà, guarda che c'è questa data di pubblicazione
che non è congruente con il numero di giorni di riferimento della categoria. Vuoi modificarla, sì o no? Lo vedremo poi dopo. Questi qua sono i dati, prego, sono i dati di, generali dell'atto. Queste concine mi permettono di, queste concine sono contestuali, al momento l'atto è ancora aperto, per cui io, se ho sbagliato, ho fatto una prova, tranquillamente cancello, l'atto sparisce perché non, l'atto ancora non è stato pubblicato, cioè non è di dominio pubblico, non è partita la validità legale. Posso modificarlo come abbiamo visto ora, inserendo, modificando uno dei campi dell'atto stesso, posso inserire degli allegati, lo vedremo subito, posso andare a visualizzare l'atto, per cui se vado su View, sostanzialmente cosa succede? Qui vedo tutti i dati dell'atto, qui gli allegati che al momento non ci sono, e qui praticamente ho i dati relativi al log, log degli atti, log degli allegati che al momento non c'è, le statistiche delle visite dell'atto e le statistiche dei download. Logicamente non è stato pubblicato, per cui ancora non ci sono statistiche di sorta. Torno indietro, non mi ricordo se funziona qui, sì, funziona. Allora, il view ci sarà sempre, per cui l'atto è sempre visibile, cioè quella finestra che abbiamo appena visto è sempre visibile, sia che l'atto deve essere ancora pubblicato, sia che l'atto è stato già pubblicato. È, diciamo, un riassunto generale dell'atto. E l'ultimo, la seconda colonna, la colonna stato, mi permette di, l'icona che c'è inserita qui, innanzitutto è contestuale, per cui varia in funzione dello stato dell'atto. L'atto in questo momento è privato, per cui può essere pubblicato. E allora c'è questa iconcina qui che mi dà pubblica. Nel momento in cui l'atto viene pubblicato, questa iconcina diventerà annulla, perché l'atto pubblicato, come abbiamo detto prima, può essere annullato, allora posso annullarlo. Nel momento in cui l'atto scade, per cui passa il termine di validità dell'atto, fra virgolette, passa nello storico, per cui ha terminato la sua validità legale, in questo caso praticamente, non ricordo ora di preciso cosa viene riportato, non è possibile al momento fare alcuna operazione, ma verrà riportato atto scaduto. Successivamente andrà implementata la funzione di cancellazione a norma di legge dell'atto scaduto. Ok, al momento non possiamo ancora pubblicarlo, perché abbiamo creato il contenitore con i dati generali, ma non abbiamo ancora inserito nessun allegato. A questo punto, cliccando dentro sulla freccetta in alto, andiamo nella gestione degli allegati. Nella parte sinistra vediamo i dati generali dell'atto, per cui ce l'abbiamo sempre ben presenti. Magari uno ci clicca dentro, va a fare un'altra cosa, torna, ma quale atto stavo lavorando? Per cui i dati dell'atto sono qui. Andiamo su aggiungi nuovo. Gli allegati sostanzialmente sono file. Questo sistema gestisce soltanto due tipi di file, i file PDF e i file P7M. I file P7M sono i file firmati con la firma digitale o dei PDF normali. C'è stata anche una discussione abbastanza animata, nel senso che molti ritenevano che gli unici file che potessero essere pubblicati in un albo erano praticamente file firmati digitalmente. In realtà succede che praticamente anche se pubblicate un file in PDF, facendo fede sempre il file che voi avete allegato, non file che magari vengono scaricati e modificati da altri e pubblicati da un'altra parte, praticamente il sito, essendo di un'amministrazione pubblica, automaticamente dà un'autoreferenza sulla validità del documento PDF praticamente che voi scaricate da questo sito, che potete visualizzare attraverso questo sito. Per cui alla fine, se non avevo capito male, la conclusione è che i file PDF possono tranquillamente essere utilizzati, non c'è bisogno che per forza siano firmati digitalmente. Allora, descrizione allegato, gli mettiamo... queste sono graduatorie, elenco docenti
per materia scuola secondaria, giusto per scrivere qualcosa. Poi sulla descrizione del singolo allegato è importante appunto che poi magari nella realtà è una descrizione che viene da sé, cosa rappresenta l'allegato. A questo punto vado su sfoglia, devo trovare un file PDF che un PDF qualsiasi, andiamo su documenti, qualcosa che non sia compromettente, boh, gli mettiamo il manuale dell'iPad così nessuno se ne può avere a male, clicco su aggiungi allegato. Ora non ricordo di preciso, però mi sembra che il limite massimo dovrebbero essere 10 mega sulle dimensioni del singolo allegato. Questo file non dovrebbe essere abbastanza grande da impensierirci, ci metto un attimo di tempo perché deve comunque trasferirlo. Oh. Su, dai. Questo sostanzialmente poi è l'ultimo passaggio, dopodiché abbiamo tutti gli elementi per poter pubblicare il nostro atto, che è il passaggio successivo. Poi vedremo come creare la pagina per creare lo spazio nel back-end, cioè nella parte pubblica del nostro sito, per la visualizzazione dell'albo. Sinceramente potevo scegliere un file un po' più piccolo. Orca. Se no, aspettate, vediamo, proviamo a prenderne un altro. Per tipo PDF, vediamo un attimo. Ok, andiamo su questo, dovremmo fare molto più in fretta. Ancora un attimo di pazienza. Che... Ok. Ah no, poi alla fine ha caricato sempre iPad manuale utenze, lasciamo. Allora, la risposta del sistema è stato l'inserimento nell'elenco dell'allegato e in più praticamente ci dice che il file iPad manuale utente PDF è stato caricato con questo nome e il percorso completo è praticamente il percorso, vedete, c'è la home, si sviluppa, beh, public HTML, cigazzata, WP content, uploads, allegati albo pretorio e il nome del file e praticamente la dimensione del file, per cui andiamo oltre i 10 mega che vi dicevo prima, di default. Questo parametro dipende anche molto dalla configurazione del PHP, perché è un parametro che bisogna impostare nel php.ini e dipende per cui dal provider che vi dà lo spazio web, perché difficilmente vi daranno la possibilità di andare a modificare il php.ini nella sua interezza e soprattutto nella parte del parametro che indica la dimensione massima del file che si può uploadare attraverso l'HTTP. Ok, a questo punto praticamente l'allegato ce l'abbiamo. Aprire ora i 10 mega diventerebbe un po' pesante, però in realtà c'è, perché se clicchiamo su View
viene aperta la finestrella di visualizzazione e praticamente è partito qua il download. Ok, è tutto pronto, torniamo indietro. Ok, questo torno indietro non funziona, è stato modificato però nella versione definitiva. L'allegato, ok, questo è aperto l'allegato, chiudiamo. L'allegato è stato inserito, possiamo passare alla fase più eccitante dell'albo, del ciclo di vita degli atti. Andiamo alla pubblicazione. Allora, prima cosa che viene verificata, l'anno corrente e l'anno di sistema, per cui questo passaggio è andato a buon fine. Seconda verifica, viene verificato il numero progressivo in base alla tabella del database, per cui agli atti che sono già stati creati all'interno del nostro sistema, e il numero progressivo che in realtà viene memorizzato all'interno di un parametro di configurazione di WordPress. Dovrebbero essere sincronizzati. In realtà, in questo caso si potrebbe anche evitare questo problema. Quando abbiamo installato l'albo, è stato inserito come parametro progressivo l'1 anziché lo 0, per cui lui trova difficoltà. Allora, verifica incongruenza, bisogna rimediare prima di proseguire, per cui praticamente gli do imposta parametro 1, per cui in questo caso e anche nei passaggi successivi che vedremo dopo, il sistema ci verifica, ci evidenzia l'errore che porterebbe alla non l'impossibilità di pubblicare l'atto e ci dà anche la possibilità di rimediare. Per cui imposta parametro 1, cosa succede? Viene impostato il parametro 1 e viene passata alla fase successiva. La fase successiva è la verifica della validità della data di pubblicazione, che deve essere la data di oggi che stiamo pubblicando. Siccome è a 0 perché l'avevamo lasciata a 0, gli diamo aggiorna a 2012 11/28, la data viene riportata in anno, mese e giorno. Allora, la data di fine pubblicazione, vedete, non è un elemento di errore, però lui dice, benissimo, io ho trovato come data di scadenza il 28 febbraio del 2013, però stai attento che i giorni di pubblicazione dell'atto sono 92. Però nella validità in giorni della categoria il valore standard è 30. Se per te va bene, io vado avanti così, infatti non si è bloccato, è andato al passaggio successivo, alla verifica degli allegati. Però se praticamente c'è stato un errore di inserimento in fase di creazione dell'atto, possiamo in questo momento, senza tornare indietro a modificare l'atto manualmente, possiamo dirgli, guarda, mi sono sbagliato in quel caso, aggiornami al 28-12-2012, che sono i 30 giorni di validità rispetto ad oggi che sto pubblicando l'atto. Questo è un ulteriore automatismo. Il numero di allegati ci siamo, viene prima di cliccare su questo pulsantino qui, che è ben evidenziato da un bordo blu, verificate un attimo, perché l'ultima possibilità eventualmente di tornare indietro e modificare l'atto prima della pubblicazione. Per cui questi sono i dati generali, questo è l'allegato e possiamo anche visualizzarlo in questo contesto. Se tutto va bene, pubblica atto. Tanto il mio è un sito di prova, per cui posso pubblicare quello che voglio. Una volta che è stato pubblicato l'atto, lo stato è passato in pubblicato, i dati sono questi. È la data in cui abbiamo creato l'atto, inizio fine pubblicazione, sono queste date qui. Io in questo momento, se l'atto è pubblicato, posso soltanto visualizzarlo, cioè vado praticamente nella finestra che avevamo visto prima, dove c'è i dati generali dell'atto, l'allegato e le varie statistiche. Porca, scusate un attimo. Ok, oppure posso annullarlo. L'annullamento sostanzialmente, come dicevamo prima, se sbaglio a pubblicare un atto perché c'è un'informazione non corretta, eccetera, non posso cancellarlo, non posso modificarlo. In realtà ce lo possiamo tranquillamente dire, è un sistema informatico e come sistemi informatici hanno la possibilità comunque di fare tutto. In realtà i dati sono memorizzati all'interno di un database, l'allegato è memorizzato all'interno di una cartella, per cui se 2 più 2 fa 4,
si potrebbe fare, però è illegale, cioè la legge dice che per modificare un atto bisogna annullarlo e ripubblicarlo con i dati corretti, questo sia ben chiaro. L'annullamento è molto semplice, si clicca su annulla, viene richiesto praticamente qui la conferma, confermi l'annullamento dell'atto, pubblicazione, se non ricordo male, non mi ricordo se in questa versione o già nella versione successiva, dando l'ok viene richiesto la motivazione dell'annullamento. Al momento lasciamo perdere. Allora, noi abbiamo a questo punto finito tutto nella parte sì, gli originali dovrebbero essere firmati, però come dicevamo prima, l'autorità che il sito stesso rappresenta ci permette anche di pubblicare, come abbiamo visto, file in formato PDF, per cui in quel caso la firma non c'è. Vi ripeto, è comunque un atto illegale il fatto di andare a modificare nel database o il file dell'allegato. La prassi è annullo l'atto e lo riscrivo, lo ricreo. Per cui poi nella parte pubblica comparirà l'atto annullato, perché ho sbagliato ad inserire l'allegato che era una graduatoria con dei dati errati, ok, lo dichiaro, creo un nuovo atto, gli metto i dati corretti, gli metto l'allegato giusto e lo ripubblico. Per quanto riguarda la parte pubblica, vediamo un attimo se era già stata creata la pagina, mi sa di no. Sì, no, c'è ok. Albo d'istituto, albo pubblicità legale. Non ricordo però, sì, è già stato fatto, però vi faccio vedere come si fa. Bisogna creare una pagina e bisogna inserire all'interno della pagina soltanto gli short code, a meno che non abbiate la necessità di scrivere altro. In questo caso praticamente non c'è, sì, in fondo alla pagina praticamente ci sono, anzi no, all'inizio della pagina ci sono queste informazioni qui. Sostanzialmente la pagina per la pubblicazione dell'albo è questa. Tutto il testo che volete però viene visualizzato sempre in fondo alla pagina, e poi lo short code, albo è la parola chiave per visualizzare la finestra di ricerca, lo stato, che è uno per gli atti in corso di validità e due per gli atti scaduti, per cui per lo storico. Elementi per pagina, vi consiglio di metterne almeno 5, potrebbero anche essere 10, anche perché la visualizzazione è abbastanza compatta, perché la parte pubblica dell'albo si compone di una finestra ricerca. Nella prossima edizione ci sarà anche un'altra cartella, per cui i filtri saranno filtro come lo vedete qui e in più un filtro per categoria che vi permette di vedere già direttamente la struttura gerarchica delle categorie però che hanno atti codificati. In questo caso viene visualizzato soltanto i numeri di atti per categoria qua nella lista, nella casella combinata. Ok. Per cui qua si possono filtrare, in questo momento non ha neanche senso applicare dei filtri, e praticamente qui clicchiamo sul progressivo e andremo a finire praticamente nella parte di visualizzazione. Come mai inizia con 2? Cos'è successo? Sì, sì, no, ho capito. Porca. C'è...